detta e va detta in modo molto chiaro. Questa baraccopoli era una situazione indecente, non degna per le persone che erano lì, con condizioni igienico-sanitarie disperate, dove sono morte, ahimè, 4 persone. Quindi una situazione che negli anni è stata permessa, che è stato permesso che aumentasse e che le persone che si sono rifugiate lì dentro fossero del tutto abbandonate da qualsiasi politica di integrazione, di assistenza medico-sanitaria e chi più ne ha più ne metta. Quindi intanto si mette fine a una situazione, secondo me, drammatica, che fa sì che queste persone diventino effettivamente merce utile per qualsiasi criminalità, mafia organizzata, caporalato e anche per altre, ahimè, iniziative, diciamo, delittose o criminali. Quindi intanto una cosa è certa: da oggi queste persone non staranno più lì dentro, quella baraccopoli viene chiusa e quelle persone verranno spostate, quindi più di 900 persone saranno ricollocate all'interno di percorsi di assistenza, che sono di vario livello, anche ovviamente relativamente alle persone, a che tipo di diritto hanno queste persone, se sono immigrate, se hanno diritto alla protezione, non hanno diritto, se hanno fatto richiesta, non hanno fatto richiesta e via dicendo. Quindi ad oggi intanto 900 persone delle circa 1070 presenti, quindi quasi la totalità, verranno ricollocate in strutture di accoglienza. Una è questa prima. Scusi un attimo, Salta Martini, perché vedo che c'è qualcuno che sta parlando, Simone Costa, con un microfono, quindi volevo carpire. Qua parliamo di più di 1000, hanno aggiunto. Ma la maggior parte di loro non li fanno nemmeno entrare perché hanno un permesso per ragioni umanitarie. Ecco qua. Simone. E poi alla fine vediamo, allora lei se è una parlamentare deve stare con noi per verificare dei persone. Siamo tutta la giornata per verificare affinché tutte le persone che erano qui devono trovare una sistemazione, non dico una casa, una tenda. Per adesso. Quanta gente c'è ancora nella tenda? Ma io vedo più di 1000 persone solamente su questa fila qua. Andate, sono 1070. Io sono riuscito a passare, ci sono più di 1000, incluso donne. Ci sono anche delle donne. Ma Simone, mi senti? Dalla strada. Sono più di 1000 persone in mezza strada. Sì, ti sento. Chi sta parlando? Stanno cercando, non sanno dove andare. Un sindacalista. Io non lo so in caso di emergenza, no? Il signore pone il problema della protezione umanitaria, che col decreto sicurezza non può far sì che non avrà dare, diciamo, una tenda a 1000 persone per oggi. Trasferiamo prima le persone e poi facciamo lo sgombro, facciamo tutto quello che vogliamo, ma prima troviamo un tetto a queste persone, facciamole trasferire, portiamo mezzi di trasporto, portiamoli ovunque, Ficino, perché loro devono anche lavorare, però una tenda, un tetto è una cosa. Sta dicendo il falso, però sta lì, sta dicendo il falso. Ora. 900 persone, allora, nell'emergenza. Io e te andiamo a dormire stanotte. Prego. Stato il concetto, l'abbiamo capito. Sta dicendo il falso nella misura in cui 900 persone su 1070, tra l'altro voglio dire che alcune persone ieri sera si sono liberamente, perché non sono nemmeno in carcere, ci mancherebbe altro. Si sono già allontanate. Quindi su 1070 persone presenti nella baraccopoli, 900, e si presume che siano solo 900 perché le altre si sono già allontanate, verranno ricollocate, ovviamente per verificare poi, in una fase successiva, se queste persone che tipo di diritto hanno e quindi che tipo di accoglienza gli si può offrire, tenendo presente quanto stabilito dal decreto sicurezza, non si torna indietro. Mi faccia finire, mi perdoni. Detto questo, allora, noi oggi che cosa interessa? Perché poi a me questo è quello che mi dispiace quando parliamo di queste cose. A noi interessa che chi ha diritto viva dignitosamente, non venga sfruttato. Chi non ha diritto, perché è arrivato grazie a politiche paradossali dell'immigrazione a tutti i costi della sinistra, chi non ha diritto in Italia non può essere ospitato, anche perché, voglio dirvelo,
tutto quello che è successo fino ad oggi, e questa baraccopoli purtroppo nel drammatico esempio, è il frutto di una politica dissennata che ha fatto sì di aprire le porte a tutti. Vabbè, sapendo che non li potevamo accogliere. Fermiamoci su questo punto, allora, di San Ferdinando. Io vorrei, oltre che da coordinatore italiano,